Avete ottenuto altri aiuti dalla classe politica locale? Diciamo che l'ottenimento della cassa integrazione è anche frutto di un, come dire, ma ripeto, è giusto che la classe politica dia una mano a delle realtà così importanti. Ogni posto di lavoro che si perde in Sicilia è un dramma. Sfido chiunque a pensare il contrario e la classe politica deve fare, come dire, ha anche questo ruolo importante, no? Di salvaguardia del posto di lavoro, perché poi si perde il posto di lavoro ma diventa un dramma sociale. 160 persone noi li possiamo trovare in mezzo a una strada, li possiamo trovare anche, come dire, facile preda anche di altre attività. E allora la politica in questo senso sicuramente ci ha dato una mano. Adesso noi invitiamo la politica e chiediamo alla politica di seguirci, di darci una mano nell'altro pezzo di ragionamento, che è la ricerca di una nuova, diciamo, realtà imprenditoriale o di un imprenditore singolarmente che voglia venire a vedere di che cosa parliamo, visitare l'azienda, visitare la SAT di Aci Sant'Antonio e perché no, scommettersi come nell'83 hanno fatto un altro gruppo di imprenditori. Non ci dimentichiamo anche che l'azienda nell'83 già ha vissuto questi drammatici momenti. Poi si sono fatti dei passi giusti, si è avuto una ripartenza e ha portato ad essere nel 2004-2005 essere oltre 200 dipendenti, 220, qualcosa così. Adesso non mi ricordo il dato esatto, ma eravamo un'entità addirittura con una prospettiva di crescita. Qua in zona si erano comprati anche altri siti, si era comprato anche un altro capannone, perché veramente pensavamo, l'industriale pensava di avere, diciamo, uno sviluppo enorme. Questo non è stato. Purtroppo mi rendo conto che è una crisi a livello mondiale, ma il dramma rimane. 160 persone che siamo veramente con il cuore in mano, ve lo dico, e spero che chi mi sente, chi ascolta questa intervista, ringrazio sempre voi della stampa molto disponibile a sentire le nostre parole, il nostro grido d'allarme, chi mi sente che magari si faccia, come dire, è un'idea e perché no venga in SAT a vedere se ha voglia di investire. Qua ci sono tutte le premesse per poter investire. Ci faccia un identikit di quello che potrebbe essere o dovrebbe essere l'imprenditore, il futuro imprenditore che potrebbe o dovrebbe prendere in mano la SAT. Gli imprenditori, lo dice la stessa parola, fanno impresa. Noi le offriamo all'imprenditore che venga ad Aci Sant'Antonio, che venga qua alla SAT, tutto l'appoggio possibile. È chiaro che, come dire, abbiamo sempre avuto una realtà all'interno delle regole. Noi chiediamo all'imprenditore di stare all'interno delle regole, poi le capacità professionali, le attrezzature, possiamo fare, per quanto riguarda la meccanica di precisione, possiamo fare di tutto, dalla progettazione, questo ci tengo a sottolinearlo. Noi possiamo partire dalla progettazione di qualsiasi prodotto meccanico alla realizzazione, alla tranciatura di questo prodotto. È chiaro anche che si stanno aprendo anche nuovi canali, il fotovoltaico per esempio. Perché no? Si può fare anche tutto quello che è a supporto del fotovoltaico. È chiaro che nel momento in cui si inizia, poi man mano che si va e cammin facendo si vede anche il prodotto da realizzare, l'idea imprenditoriale da portare avanti. Noi offriamo questo all'imprenditore: serietà, capacità professionale e attrezzature all'avanguardia. E E tanta voglia di lavorare. tanta voglia di lavorare, questo Sì. mi piace dire questa cosa Grazie. perché veramente noi abbiamo un'età media all'interno dell'azienda di 40 anni. E abbiamo tanta voglia di lavorare, non ci interessa nient'altro che veramente poter portare un pezzo di pane a casa, come si dice qua in Sicilia. SAT, tra l'altro, è un'azienda che ha una storia anche recente, ma che ha dimostrato varie volte di saper resistere sul mercato a fronte anche di aziende diverse, invece, che ci diceva non hanno saputo competere nel mercato globale. Sì, in Europa non è rimasto più nessuno. I concorrenti che avevamo in Europa nel campo della tranciatura di frames per elettronica o sono falliti o sono stati assorbiti da gruppi a livello mondiale.
Noi che siamo riusciti negli anni a cercare sempre di portare avanti questa realtà produttiva, oggi ci troviamo con un pugno di mosche in mano realmente, perché non siamo né falliti ma non abbiamo più la produzione. A volte si dice che le crisi nelle grandi industrie, nelle grandi fabbriche, servano a, come dire, rimescolare l'apparato lavorativo, rimescolare gli operai, creare una sorta di selezione generazionale. Secondo lei è il caso della SAT, un po' come avvenne nel 1983? No. Io sono convinto, come le dicevo prima, che era possibile un percorso diverso quello della messa in liquidazione. Era possibile un percorso di rifinanziare la SAT, c'era un accordo sindacale, come le ho detto prima, e non è una questione di ripartire con personale, già siamo giovani, quando l'età media è dai 38 ai 40 anni, che vogliamo rimescolare. Qua c'è gente che è nell'età ed è al massimo delle proprie capacità e professionali. Non è un problema di voler svecchiare l'azienda per ripartire con dei giovani, già siamo giovani noi. Il dramma è che siamo troppo giovani per alcune cose, troppo vecchi per il ricollocamento fuori in un'altra realtà. Noi ci vogliamo tenere forte, ci vogliamo tenere cara la nostra azienda. Diciamo la nostra azienda perché veramente, non perché io sono il rappresentante sindacale, io insieme a Nunzio Cinquemani, ma vogliamo tenerci fortemente aggrappati a questa realtà perché credo che fuori non avremmo spazio. Siamo troppo vecchi per essere ricollocati. Abbiamo 40 anni, ma il mondo del lavoro oggi impone anche, come dire, degli standard diversi. Noi ci vorremmo spendere ancora in questa azienda perché siamo convinti che si può fare l'operazione di ripartenza alla SAT, si può fare, siamo estremamente convinti di questo. Io ho notato che entrambi portate la fede, quindi avrete una famiglia, una moglie, dei figli. Vi auguro davvero di trovare una soluzione anche per loro.